partecipazione alla discussione è stata molto, molto sentita, è stato molto, un gruppo molto partecipato. Siamo riusciti a discutere di varie tematiche, soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione e l'informazione di quella che potrebbe essere la cittadinanza o comunque di tutti gli attori presenti all'interno del workshop a quelle che possono essere delle discipline o delle attività che possono andare a stimolare attraverso il movimento l'educazione ad uno stile di vita sano ed attivo. Adesso abbiamo questo progetto bellissimo in collaborazione con la WISP di Padova. Vogliamo fare un percorso vita, chiamiamolo così, per il parkour. Vogliamo andare a rigenerare degli spazi, ma vogliamo anche concedere e modificare il regolamento comunale per fare una sorta di percorso all'interno di Padova dove si può fare il parkour, dove si può fare attività fisica. La WISP di Padova, che da un po' di anni sta occupando di questo tipo di argomento, generare spazi comunitari. A Padova stiamo cercando di promuovere un progetto che ha l'obiettivo ambizioso di restituire alla popolazione giovanile alcuni spazi della città, spesso in situazioni di degrado o di abbandono. E questo progetto prevede inoltre una forte collaborazione con l'amministrazione comunale, in particolare con l'assessorato allo sport e anche con l'ULS, Dipartimento di Prevenzione. È uno sport quindi che esce dai canoni naturali, appunto delle discipline convenzionali e strutturate, per permettere ai ragazzi di muoversi in assoluta autonomia e libertà. Siamo qui oggi con la WISP regionale e molti dirigenti anche dei territoriali per condividere questo processo che tratta oggi in maniera estremamente coinvolgente ed innovativa di rigenerazione urbana all'interno delle collaborazioni e delle alleanze che da anni stiamo cercando di costruire e abbiamo costruito in Veneto con vari mondi. Il fatto stesso che noi riusciamo poi a interagire con associazioni e con enti e amministrazioni comunali, questo allarga ancora di più la nostra, diciamo, facoltà di essere incisivi e operativi nel territorio. Noi sul territorio abbiamo spesso difficoltà a promuovere le nostre attività, le nostre buone pratiche, appunto perché ci troviamo magari chiusi in certi comuni, in certe realtà, con gli enti locali. E invece qui è stata veramente una cosa molto positiva scoprire che nel Veneto ci sono degli amministratori aperti, propositivi, che conoscono, hanno conosciuto WISP in questa occasione, che con noi vogliono proseguire un lavoro di crescita comune. Ho partecipato al gruppo di lavoro su come si possono costruire dei modi per superare i vincoli normativi e giuridici quando si tratta di realizzare un progetto di riqualificazione urbana. La discussione è stata interessante e produttiva perché hanno partecipato persone con varie competenze da diverse prospettive. Ogni volta che abbiamo l'occasione di incontrare l'ULS, non singolarmente ma tutti insieme, sono occasioni preziose secondo me per noi ma altrettanto per loro. Permette di dar gambe a quei progetti che quando proviamo a svilupparli singolarmente entrambi facciamo fatica.